Mario Oliverio, presiede la regione Calabria, ha quasi finito il suo primo mandato e quindi in qualche modo ci può fare anche un po' di resoconto. Una regione che molto spesso, quando si parla delle regioni del sud, viene classificata come una delle più difficili. Certamente hai preso una regione non facile. In che modo l'innovazione può essere stata, è e sarà uno strumento per far fare alla Calabria quel salto, per anche lì dare la possibilità di sviluppare le potenzialità che questa regione, che personalmente amo molto perché è una regione che mi ricorda sempre tante belle vacanze e quindi che è sempre piena di grandi sorprese culturali, paesaggistiche, eccetera, ma non è riuscita a fare ancora questo salto per dire che è fuori pericolo, diciamo, in qualche modo. Io ringrazio innanzitutto Mochi Sismondi per avere organizzato questo secondo forum, che ritengo importante soprattutto perché è un'occasione per il sud, per le regioni del sud, per i soggetti della pubblica amministrazione del sud di confrontarsi e di portare a confronto diverse esperienze. Permettetemi però di fare una considerazione di ordine generale. Diceva prima il professor Manfredi, e sono molto d'accordo con lui, che le grandi trasformazioni possono essere un'opportunità, ma possono essere anche un fattore di aumento dei divari. I dati che ci dava lo Svimez nelle scorse settimane purtroppo evidenziano un gap che si allarga. E io voglio partire da qui, perché guardate, lo sforzo che si sta compiendo nelle diverse regioni, nella utilizzazione delle risorse comunitarie, delle risorse appunto di cui dispongono le regioni. Ma se questo sforzo non è accompagnato da un quadro di riferimento generale, da una visione generale, questo sforzo rischia di essere vanificato in termini di recupero del gap. Noi abbiamo un'esperienza in Europa, che è quella che alla fine dell'altro secolo ha visto la Germania con il crollo del muro. Nei giorni scorsi c'è stato l'anniversario del crollo del muro, sono 30 anni dal crollo del muro, che con il crollo del muro ha visto non solo, diciamo, crollare una separatezza, una contrapposizione ideologica, tutto quello che noi conosciamo e anche i rischi di quello che comportava tutto ciò, ma ha visto anche aprire un'opportunità. La Germania, dopo il crollo del muro, è stata alle prese con una grande operazione di unificazione di quel paese attraverso un grande progetto, una visione a cui ha ancorato le risorse, e in dieci anni la Germania ha recuperato il gap che appunto si registrava tra la parte ovest della Germania e la parte est della Germania, e l'ha recuperato in termini di coesione sociale, in termini di struttura economica e produttiva, in termini di infrastrutture, l'ha recuperata dal punto di vista complessivo. Oggi la Germania è più forte, anche la parte ovest della Germania è più forte che negli anni precedenti al muro. Perché sto facendo questo ragionamento? Perché purtroppo, io lo dico al di là dell'alternanza dei governi, lo dico in modo, come dire, esplicito, noi abbiamo un continuismo nell'azione dei governi che è dato dalla incapacità di mettere in campo una visione. Perché il sud del paese può essere, è una grande risorsa per il paese e per l'Europa, a condizione però che si mette in campo una politica ispirata da una visione. Ispirata da una visione. E lo dico perché, proprio partendo dai dati Svimez, se non c'è questo, non si va da nessuna parte. Né il sud, non è che il sud rimane sotto la
il paese rimane, diciamo, sotto soglia. E io credo invece che di questo ci sarebbe bisogno. Marsilio prima parlava della portualità. Scusatemi se parto da qui. Ma com'è possibile che un paese come il nostro non si ponga in termini, come dire, proprio a proposito di visione, in termini unitari, il problema delle opportunità che la sua collocazione geografica, la sua immersione nel Mediterraneo, la proiezione che questo paese fa dell'Europa nel Mediterraneo, appunto, non si coglie pienamente. Io sono presidente di una regione, la Calabria, nella quale c'è il più grande porto di transshipment del Mediterraneo, che è Gioia Tauro. Ebbene, le potenzialità di questa importante infrastruttura portuale, che potrebbe essere un'opportunità per l'Italia e per l'Europa, non vengono colte. E non vengono colte perché non c'è una visione, perché c'è invece un ripiegamento in una rincorsa localistica. Le difficoltà non vengono perché Rotterdam, per capirci Marsilio, perché Rotterdam si mette di traverso, ma perché dentro il nostro paese non c'è una visione, per cui praticamente le vie della seta, che storicamente nei millenni hanno interessato il Mezzogiorno, hanno tagliato fuori la portualità del sud, appunto, dal progetto nazionale, perché le vie della seta sono l'asse orizzontale Trieste-Genova. Quindi dobbiamo essere concreti, perché investire invece sulla portualità del sud e cogliendone le potenzialità significa dare senso agli investimenti per i grandi corridoi nord-sud, i grandi corridoi nord-sud, e intercettare un volume di traffico che nel Mediterraneo è in crescita e sarà sempre più in crescita, fino a quando, e credo che non ci sono da questo punto di vista limiti alla provvidenza, fino a quando la globalizzazione vede protagonisti, nuovi protagonisti, che sono il sud-est asiatico, la Cina, eccetera, 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 nei traffici internazionali. Allora, un paese che non coglie queste potenzialità è un paese che è destinato a deperire. E infatti il problema non è solo del Mezzogiorno, il problema è del nostro paese in questo momento. Io ho voluto fare questa considerazione di ordine generale perché è fondamentale, come dire, collocare anche le nostre riflessioni specifiche nel contesto più ampio, perché altrimenti rischiamo di pestare l'acqua nel mortaio, come suol dirsi. Qui c'è un problema importantissimo, c'è un nodo di fondo importante, e dentro questo naturalmente contesto bisogna cogliere quelle che sono le potenzialità. Io credo, il secondo punto che pongo, che noi dovremmo osare di più, avere più coraggio. Cioè, noi dovremmo osare di più, perché un paese che non investe nella ricerca e nella innovazione, nell'era della trasformazione digitale, cioè, noi abbiamo dato una piegatura molto forte alla programmazione delle risorse comunitarie in questa direzione. Abbiamo sottoscritto un patto che si è tradotto in un protocollo e in risorse considerevoli, che abbiamo destinato al sistema universitario e agli enti di ricerca, in primo luogo per garantire ai nostri giovani il diritto allo studio, perché noi eravamo in una condizione nella quale gli aventi diritto delle borse di studio, quelli che entravano alle graduatorie dei nostri giovani, solo il 34% fruiva delle borse di studio. Oggi il 100% dei nostri ragazzi fruisce della borsa di studio. Abbiamo destinato risorse importanti in questa direzione, abbiamo investito in direzione del rafforzamento dei dottorati di ricerca con nostre risorse, in direzione del sostegno alle start-up con risultati importanti, significativi. Non sto qui
ad elencarli risultati importanti. Abbiamo investito molto in direzione dei master anche a livello internazionale all'estero per consentire ai nostri ragazzi di poter fare esperienze eccetera, di incontrarsi con esperienze anche di altri paesi europei eccetera. E in questi ultimi mesi abbiamo portato a buon fine un progetto per quanto riguarda le competenze digitali, che è un progetto di alta formazione. 1000 giovani nella prima tranche di questo progetto avranno l'opportunità di formarsi nei diversi profili appunto delle competenze digitali. Questo progetto l'abbiamo fatto con il Sistema Universitario Nazionale, anche questa università ha partecipato in partnership con imprese, con enti di formazione, che appunto ha visto un interesse enorme. C'è stata una domanda enorme di giovani, per cui faremo una seconda edizione adesso, partirà una seconda edizione, mentre sta per partire già stanno per partire i corsi proprio in questi giorni, partirà contestualmente il secondo bando per la seconda edizione, perché come qui è stato ricordato dalla dottoressa Valeria Fascione e anche da Mochi, noi abbiamo uno scarto diciamo tra esigenze del mercato del lavoro e profili professionali che sono richiesti. Abbiamo investito nella banda larga, siamo molto avanti, siamo circa l'80% dei nostri comuni, delle aree industriali sono già dotate di banda larga. Il problema che abbiamo, e credo che sia un problema anche più diffuso questo nel paese oltre che nel sud, è quello di evitare che questa infrastruttura possa riproporsi, come suol dirsi, come una moderna cattedrale nel deserto, perché poi l'infrastruttura deve essere fruita, perché su questo terreno non c'è dubbio che si vince o si perde la sfida del futuro, quello dell'innovazione, e parlo della innovazione nella pubblica amministrazione e nel sistema e per il sistema delle imprese. Quindi investire in questa direzione è di fondamentale e notevole importanza. Mi permetto di dire anche che è necessario accompagnare questo sforzo anche da iniziative che possano consentirci di trattenere, una volta appunto che la formazione va a buon fine, i nostri cervelli, perché questo è un punto importante, perché la formazione è importante, ma la formazione per mettere a disposizione di altre aree del paese è altrettanto importante. Ma oggi il Sud, questo rilevava anche la Svimez, il Sud investe per la formazione con risorse importanti che sono un costo diciamo per il Sud, che vengono utilizzate altrove, parliamoci chiaramente. Quindi c'è un punto serio, quello della emigrazione dei cervelli. Negli ultimi 10-15 anni si è riproposto questo fenomeno dell'emigrazione, si è riproposto in termini drammatici proprio perché investe l'emigrazione intellettuale, chiaramente. E qui c'è la necessità di fare una riflessione perché si mettano a punto strumenti che mettano nelle condizioni i giovani di poter intraprendere o di poter restare al Sud. E strumenti devono essere non strumenti di carattere assistenziale, come è stato detto. Sul terreno assistenziale non si va da nessuna parte, si è persa la sfida su questo terreno. Il Mezzogiorno ha macinato risorse che non hanno prodotto appunto crescita, proprio perché non hanno prodotto crescita nella misura e nella velocità necessaria per recuperare il gap, perché appunto c'è stata una piegatura assistenziale nella utilizzazione delle risorse nel corso dei decenni. Quindi su questo terreno è importante giocare la sfida. In questo quadro, per esempio, penso che una istituzione come la ZES può essere un'opportunità, perché la ZES, la zona economica speciale, che finalmente è stata istituita con legge
del Parlamento. La ZES è, come dire, uno strumento che non è di carattere assistenziale, è uno strumento che crea una convenienza per investitori e per imprese a localizzare interventi nel Mezzogiorno. Devo dire che ho appreso con grande, diciamo, rammarico che nella legge finanziaria approvata dal governo all'esame del Parlamento è stato depotenziato il fondo per le ZES di 250 milioni d'euro. Cioè, la ZES sta per partire e mentre parte si fa l'operazione di depotenziamento, una cosa assurda. Io ho fatto proprio ieri una lettera al nuovo ministro del Mezzogiorno per chiedere un ripensamento. E le ZES, come voi sapete, agiscono come una specie di credito d'imposta sostanzialmente, anzi soprattutto come sul modello del credito d'imposta, e consentono altresì di avere procedure semplificate, che non è cosa da poco in un paese come il nostro. Con uno sportello unico l'impresa può, come dire, accedere alle risorse con procedure semplificate. Le scelte che sono state fatte, perché le prime due regioni che sono già partite sono la Campania e la Calabria, le scelte che sono state fatte non a caso sono quelle di evitare procedure complicate a più passaggi a livello, per capirci, la regione, i comuni, eccetera eccetera, ma si è affidato tutto all'agenzia delle entrate proprio per abbattere questi passaggi a livello. E credo che uno strumento come questo va sperimentato. Dopodiché, dopo una fase di sperimentazione, si può dire va bene o non va bene sulla base dei risultati, rafforzarlo, correggerlo oppure superarlo, ma prima va verificato. E io credo che questo è un fattore importante anche di innovazione, per consentire appunto di poter sperimentare strumenti, forme di investimento, di intervento che sono volte soprattutto alla capacità di attrarre investitori privati per ridurre quel gap, diciamo, di cui si parlava prima. Io credo che c'è tanto, ma proprio tanto da fare, ma soprattutto si tratta, e chiudo, di recuperare un filo tra le regioni del sud. Perché un altro fattore di debolezza del sud è stata la frammentazione del sud. Non per contrapporre il sud al nord, ma per fare in modo che ci sia una visione unitaria nella impostazione appunto della crescita e degli investimenti e degli obiettivi. E perché attraverso questa visione unitaria si possa pesare meglio nel confronto sia nazionale che europeo, avere la possibilità di cambiare appunto il passo e il segno alle politiche generali. Perché anche da questo punto di vista, e chiudo, la nuova programmazione 21-27, che è ispirata da nuovi obiettivi e da una nuova frontiera, lo ricordava prima Mochi, quello del recupero di una impostazione di valorizzazione ambientale delle risorse, un'Europa più verde, un'Europa più accessibile, un'Europa più inclusiva, eccetera, possa essere un'opportunità. E perché sia un'opportunità è necessario appunto non registrare gli orientamenti che nella programmazione comunitaria saranno definiti in altri luoghi e in altri centri, ma partecipare attivamente. Perché anche sulla base delle esperienze delle precedenti amministrazioni si possa esprimere il proprio punto di vista. Il Sud, che è appunto è l'area che è più destinataria di queste risorse, può dirlo meglio, può esprimerlo meglio il proprio punto. Grazie, il proprio punto di grazie, vista. Grazie Mario.